Sabato 3 febbraio 2024, è una bellissima giornata e allora io, Giovanni e Stefano decidiamo di andare a fare un giretto, un moto tour a Laveno. Lo scopo sarebbe quello poi di andare sul monte di Laveno con la bidonvia, funivia, ovovia, non so come si chiama, comunque c'è un sistema che ti porta tramite funi di acciaio fino in cima al monte. La giornata è bellissima, c'è un sole splendente e si sta molto bene. Come al solito, noi procediamo col nostro passo turistico. Abbiamo già oltrepassato Novara, raggiungiamo Borgo Ticino e proseguiamo in direzione di Angera, sul Lago Maggiore. Sesto Calende, abbiamo appena attraversato il ponte di ferro, quello era Giovanni che andava tutta manetta. Usciamo da Angera e proseguiamo per Laveno. Cominciamo a costeggiare il lago. E sullo sfondo si vede anche il gruppo del Monte Rosa. Innevato, ovviamente. Il Lago Maggiore per me è sempre incantevole, tra l'altro è a un'ora da casa, bellissimo, in tutte le stagioni è sempre molto bello e affascinante. Eccoci che entriamo in Laveno, andiamo a parcheggiare, Giovanni già lì che ci aspetta. Bello, tempo bellissimo, veramente. Giornata indovinata per un giretto in moto. Eccolo là. Tutti i posti. Parcheggiamo. Ecco qui le nostre moto. Qui altri amici con Harley Davidson e questa la vista sul gruppo del Monte Rosa, vista lago di Laveno. Bellissima questa cittadina. Da qui partono i traghetti che portano persone e mezzi da Laveno a Verbania. Praticamente salti via il pezzo del Lago Maggiore che sconfina in Svizzera per poter arrivare sulla sponda opposta. Diversamente, se non prendi il traghetto, che mi sembra che costi circa 11 euro moto e passeggero, quindi farti tutta la strada fino in Svizzera. Cosa che noi però non faremo. Abbiamo scoperto, purtroppo, che la bidonvia non funziona, non è attiva, quindi optiamo semplicemente per andare sul belvedere di Laveno a fare uno scorcio dall'alto, vista del lago dall'alto, e a fare qualche foto di rito.
e più tardi i ragazzi hanno già detto che hanno avvistato una gelateria e quindi vogliono andare a mangiare il gelato, cosa che si fa puntualmente. Dopo la pausa gelato si riprende la via del ritorno. È l'ora di tornare al paesello. Il sole ci accompagna ancora. Come sempre, noi andiamo col nostro passo turistico, rispettosi delle regole autostradali. Ecco Giovanni, come sempre il nostro capofila, e qui lo Stefano col suo Burman 6,50. Abbiamo passato un bel pomeriggio. Eccoci di nuovo a Sesto Calende, attraversiamo il Ponte di Ferro. Praticamente facciamo il percorso inverso perché non ci andava di fare passare l'altra sponda passando dalla Svizzera, troppo lungo e non ne avevamo voglia. Quindi facciamo la stessa identica strada esattamente anche per il ritorno. Giovanni, sempre capofila. Giovanni è anche l'ideatore dell'itinerario, eh? È sempre lui che ha queste belle iniziative. Tutti gli altri, io compreso, raramente danno degli spunti per qualche bel giro in compagnia. Quella. Chi era? Tuo Stefano, però adesso li sorpasso io, giusto per fargli vedere che anche il mio scooterino comunque va. Sì, ma dura poco la festa. Ormai siamo sulle nostre strade conosciute. Entriamo in direzione Trecate. Cosa stanno confabulando quei due lì? Probabilmente stanno decidendo di fermarsi a bere un caffè da qualche parte. Siamo al paesello. Ah, ok. Sosta per bere un caffè e per salutarci. Sì, no?
alla prossima gita.